Insomma, se Meg è a rischio, allora lo è anche Chris e non passerà molto tempo che anche Stevie andrà al nido. Sai, dobbiamo aver fiducia che i nostri figli stiano lontani dalla droga. Io mi fido dei nostri figli e dei figli degli altri che non mi fido. Sì, vedi, cara, immagino stia a noi, in quanto genitori, essere parte della soluzione. Domani andrò a parlare con il presidente. Grazie, tesoro. Quando sei lì lì, di banana. Ti amo. Sono qui sotto mentite spoglie per risolvere il problema Rospi, in modo da far tornare la tua scuola sicura e innocente come ai vecchi tempi. Meno B più o meno radicale B al quadrato, meno 4AC su 2A. Come volevo si dimostrare? Una giovane che risponde a un quesito di matematica! Sappiamo cosa vuol dire! È una strega! 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 Io credo che ti divertiresti invece. Ti dirò una cosa, ancora rimpiango quella volta che non potei andare al ballo. Ma papà, se non fai quello che dicono, mi uccideranno! Spiacente, Zucchero, sai che non trattiamo con i rapitori, è la politica di famiglia. Papà, no, no, ti prego! Vedrai, se la caverà. Per favore, signore, ne vorrei ancora. Cosa? Per favore, signore, ne vorrei ancora. Ancora? Ok, fermo lì dove sei. E adesso avanti, riempi la ciotola. Muoviti. Bene così. E adesso mettiti addosso questo. Mettilo! Forza! E adesso balla. Allora, dimmi, Lando, quanti anni hai detto di avere, scusa? 17. E mezzo? Ah! Viva le minorenni! Sei bellissima! Tranquilli, ci penso io alla vostra bambina. Ho anch'io una figlia, sapete? Un lavoro. Gli anni 70 sono passati, scordatelo. Non puoi andare a lavorare. L'ultima volta che hai lasciato papà da solo ha trasformato la casa in un burattino gigante. Ehi, ehi! State alla larga da qui, ehi! Meglio che nessuno entri qui. Io sono la casa dei Griffin. Portatemi una cassetta degli attrezzi, ho fame! Peter, questo è un capitolo nuovo nella mia vita. I bambini stanno crescendo, la casa è vuota e io ho bisogno di qualche distrazione. Ma di che stai parlando? La tua vita è piena di distrazioni. Ad esempio. Ecco fatto. Buonanotte. Morgan Freeman in Deep Impact. Oh, andiamo. Ehi, ehi, fatemi vedere Morgan Fairchild in profondo qualcos'altro, eh? Cosa? Ah, ma te che te ne frega? Ehi, giovane, è pronta la mia cuccia? Sì, signor Griffin. Anche se i cuscini adesso non ce li ha nessun altro. E vai! Lois ha tenuto la macchina tutta la settimana. È stato un inferno andare in giro. Figurati che ho dovuto affittare una Mustang. Polly Lardelloso, c'è qualcosa che devo dirti. Ti capita mai di guardare il cielo e chiederti se c'è qualcuno lassù che ti sta guardando? No, però nel caso, date un'occhiata qua, bastardi alieni! Oh, ciao Bonnie, questo è il mio amico Polly Lardelloso. E, quello è il suo sedere, Lardelloso. Oh, cacchio! Tutto bene? Peter, grazie al cielo, ti sei occupato di... quella cosa? Di quella cosa? Vuoi dire di quel gonfiore? Sì, ci ho fatto dare un'occhiata dal dottore. Signor Griffin, quello non è un gonfiore, è il suo pene. Oh, e che mi dice di quei... I testicoli. Ah. È una sedan di colore azzurro. Niente mancia, signore. Bravo ragazzo. Beh, me la sono cavata piuttosto bene. Ma vorrei sentire anche una seconda opinione. Eccola qua.
Oddio, la nostra macchina! Oh, cavoli! Meno male che vi ho raggiunti. Quasi dimenticavo. Non mettete in moto la... Grazie per essere venuti. Eccoci di nuovo con i puffi. Ehi, allora ti sei divertito ieri sera? Una cosa puffolosa. Sì, ti ho visto che uscivi con Puffetta. Oh, mamma, quando siamo usciti dal bar ha cominciato a puffare con me. Dai, puffi sul serio? Sì. Lì, in quel parcheggio puffuto. Ci puoi puffare. Oh, te la sei puffata alla grande. Una puffina. Sono le puffate migliori. Già. Aspetta un attimo, Carol, Carol. È quella che ha l'idromassaggio e il tavolo da biliardo? Sì. Meglio che venga con te. Sul serio? Questa è davvero una sorpresa. Andiamo, Lois. Non ci sono sempre stato quando hai avuto bisogno... Fuori da quella macchina, subito! Urla e sei morta! Grazie per il passaggio, signora. Allora, una ragazza entra nello studio di un ginecologo e... Oh, è una scioccaggio! Ho fame di te, baby, coraggio, facciamoci una puffatina. Un limite di velocità che non finisca con 5 o con 0. Ce l'ho. La spazzola di tua madre. Ce l'ho. Hai vinto. Oh, mitico, qual è il premio? Una matita e un limite di velocità. Ce l'ho fatta. Torno subito, aspetta. Un paio di denti, qualche unghia tagliata e saremo pronti per il nostro incontro. Ora sono certo che non è il contenitore dei guanti. Oh mio Dio, chi tirerà fuori il mio bambino ora? Tesoro, fa qualcosa. Non c'è nessun bambino, solo Carol che sta gonfiando un pallone. Peter, quella è la testa, spingi, spingi. Sto spingendo, non vuole rientrare. Non tu, Peter, Carol spinge, tu invece devi tirare. Ma bene, tu guarda, guarda. Sei anche tu una di quelle lucciole, non è vero? Sì, stai disperatamente cercando qualcuno che ti appaghi, non è così? Oh, sei la lussuria fatta persona. Muori dalla voglia, non ti interessa chi sarà. Non hai alcun rispetto di te stessa. È questo che ti eccita, non è così? Ah! Oh! Le feste di compleanno sono sempre molto divertenti. Sì, ma spero per te che la torta sia meglio dell'ultima che ho tagliato. Ah! Cacchio! Crema di cocco. Vieni qui, avvicinati, figliolo. Passami il giornale, così non ho bisogno di tenermi al trespolo. Hai proprio delle belle braccia muscolose. Ah, grazie. Avrei una bella mancetta qui nella tasca, ma sai, con la mia artrite, perché non ci fichi la mano dentro e te la prendi da solo? No, non fa niente, signore, non riscuoto mai prima della fine del mese. Ci vediamo domattina! Che tipo! Oh, cielo! Beh, ad ogni modo è troppo caldo per cucinare. Peter, com'è la situazione di sopra? C'è una patatina fritta sotto il frigo. Mamma, Chris ha trovato un vaso nel seminterrato e dentro c'è una mano! Adesso la vado a piantare, così vedo se cresce tutto il resto. Beh, perlomeno la TV ha una buona ricezione. Ah, deve essere uno di quei documentari sulla natura. Aia, cacchio! Va via, cacchio! Beh, così dovrebbe andare. Non è una bellezza, vero, Brian? Sembra uscita dalla serie di Hazard. Già, e ci devi entrare dal finestrino, così. Ok, adesso tocca a te. Oh, scusa, mi ero scordato del finestrino. Tutto bene? Yuhu! Non lo so, Brian, forse Lois ha ragione. Forse è ora che mi trovi un lavoro. Peccato che toppi sempre durante i colloqui. Allora, Peter, dimmi, come ti vedi da qui a 5 anni? Non dire che mi faccio tua moglie, non dire che mi faccio tua moglie. Che mi faccio... tuo figlio? Avete 113 nuovi messaggi. Oh, mamma! Ecco, sì, mi chiedevo... che fine avesse fatto il ragazzo che portava i giornali. E non vedo un giornale da un paio di giorni. Mi stavo chiedendo quando ritornerà.
Un altro goccio di chiaro di luna, mia cara? Sì, per favore. Lois, sai, i ragazzi rimarranno alla festa del paese per un po'. Credo di sapere dove vuoi andare a parare. Oh, no, no, è che palle, cacchio! Indovina chi è? Scusa se ti ho lasciato tanti messaggi. È che mi sento così solo qui a pensare al ragazzo con le braccia muscolose che consegna i giornali. Spero sempre che passi e mi porti delle buone notizie. Dove sei? Ah, stai cominciando a rompere, piccolo foruncoloso figlio di puttana. Chiama!